Io penso che le parole del ministro Crosetto siano puntuali e coerenti con quello che è avvenuto nella realtà. In questo modo Israele e Netanyahu tra l'altro stanno isolando quel paese ancora di più rispetto alla comunità internazionale, che ovviamente è in crisi, ma non è attaccando e bombardando le basi UNIFIL, tra l'altro dove ci sono anche i nostri militari, soprattutto i nostri militari, che si favorisce la pace, la distensione e la sicurezza di Israele. Mi sembra veramente che Netanyahu abbia perso la testa. Ecco, Conte e Bonelli parlano proprio di criminale di guerra. Lei è d'accordo con questa definizione? Ma c'è una un'inchiesta e anche, diciamo, un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale. Sicuramente sono state commesse da Israele delle violazioni gravi del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario. Questo è evidente, questo è un problema serio di cui ci dobbiamo fare carico come comunità internazionale. Sì.